da dirci proprio in esclusiva e in anteprima per Insieme. Vediamolo, vai! Ciao, stasera son qui, mi va di cantare perché mi pentivo. E si è pentito, e si è pentito, e si è pentito, il mafioso si è pentito. E si è pentito, e si è pentito, e si è pentito, il mafioso si è pentito. Lei perché si è pentito? Perché sono superstizioso. In che senso? Nel senso che dopo aver commesso 89 omicidi mi sono fermato, perché del 90 io mi spavento. 90 è scanto, infatti tutte si scantano dei pezzi di 90. Quando si è pentito? Quando il mio avvocato mi ha detto che aveva fatto la malavita per un parrare. E dica piuttosto alla corte come è arrivato al pentimento. Signor giudice, uno non è che si pente dall'oggi al domani, io diciamo noi altri ci ho arrivato a poco a poco. Ci sono arrivato. Pure voi. Lasciamo perdere. Dica piuttosto alla corte con che spirito ha commesso tutti questi omicidi. Signor giudice, con lo spirito di uno che fa un lavoro come tanti altri lavori. Io ho gli stessi problemi degli altri lavoratori. Per esempio, a causa degli spari, ho problemi di udito. E infatti ho chiesto la pensione d'invalidità. Sì, ma l'ha chiesta come mafioso o come pentito? Come spara statale. E me la devono dare perché mi spetta, perché quelli come noi, signor giudice, muovono l'economia. 89 omicidi sono 89 funerali, 89 autopsie, 89 manifestazioni antimafia, migliaia e migliaia di telegrammi di cordoglio, centinaia di servizi televisivi, servizi radiofonici, milioni di copie di giornali venduti, libri sulla mafia con la casa di ricerca che fanno un sacco di miliardi. Insomma, anche voi giudici, se noi non ci pentissimo, ve ne scassimo a casa. Insomma, se ci fermassimo noi, si fermasse l'economia italiana e milioni di lavoratori non lavorassero più, va! L'imputato parli chiolianto! Ma lei la notte riesce a dormire? Stento a prendere sonno. Rimorsi di coscienza? No, la pistola sotto il cuscino. No. Ma anzi ora riesco a chiudere occhio, perché quando sotto il cuscino c'è Lupane, ieri stava sveglio fino a mattina. Ma che razza di uomo è lei? Signor giudice, io sono un uomo che quando chiudo un occhio gli altri ne chiudono due. In che senso? Nel senso che prendo la mira. Oh, quindi lei ammette che di professione fa il killer. E insiste, ci ho detto che è una professione come tante altre. C'è tanta gente che si ammazza di lavoro e io ammazzo per lavoro. Ma i suoi figli lo sanno? No, i miei figli sanno che ho una lavanderia. Quindi pensano che lei la mattina esca di casa per andare a lavare? E in fondo sanno una mezza verità, perché io le vittime non le lavo, però mi asciugo. E dica un po', ma da quando si è pentito, come trascorre le sue giornate? Ammazzo il tempo. Certo, oramai c'è fenere cleante. E dica un po', ha avuto mai a che fare con le forze dell'ordine prima di essere catturato? Una sola volta alcuni anni fa alla periferia di Palermo. Mi ero fermato con il mio autista per fare quattro gocce di pipì dietro un albero, perché lo sa come si dice, signor giudice, al cuore e al pipì non si comandano. Che fea! Punto di vista. Avevo fatto le prime gocce, quando arriva una pattuglia di carabinieri, scende un carabiniere e mi dice: lei è in multa per atti osceni, fanno 50.000. Ho uscito un ventaglio di carte di 100.000 lire e ce n'è data una. Ci non abbiamo il resto, certo non si preoccupi. Ho chiamato il mio autista. Michele, piscia che è tutto pagato. Ah. Gianni Nanfa, Titti Giambrone, Giuseppe Giambrone e Massimo Melodia, che adesso prendono posto nel nostro salotto, tutto in diretta insieme con l'altro nostro ospite che arriva da dietro le quinte. Abbiamo iniziato in una maniera un po' diversa, anche perché di fronte a questo scoop, Gianni, non abbiamo saputo resistere. Insomma, anche noi abbiamo avuto oggi un collaboratore di giustizia, però devo dire subito che sdrammatizzare un problema così importante, così grave, così difficile come quello della mafia può servire sicuramente a parlarne e comunque ad attenzionare il caso, e poi un monologo di successo, un monologo che fa ridere sicuramente. Sì, Gianni. Anche perché come si è detto già allora, quando diciamo, è nato lo stupidario della mafia, quello scritto da